Cari amici della biblioteca Lazzarini di Prato, ciao, buongiorno. Ma io avrei dovuto essere lì con voi per presentare il mio ultimo libro, ma una serie di coincidenze che è inutile che me lo dica qual è la principale, ci costringe a stare in casa e fare le cose via telematica. Così vi faccio un piccolo discorsino, vi do il benvenuto, vi auguro che siate tutti bene, che ben presto finisca questa maledetta pandemia del virus Corona. E volevo presentarvi il mio ultimo libro, guarda, un libro uscito sotto Natale perché parla di Gesù, scritto Hello Jesus, salutato in forma un po' inglese, Jesus, si può leggere anche Jesus in latino. E c'è un Gesù molto accattivante, mi sembra, perché è con la chitarra e sta cantando una canzone che per noi vecchi vuol dire molto, è l'Imagine di John Lennon, lo ricorderete John Lennon, i Beatles. È una canzoncina il cui ritornello dice: immagina che non esiste al paradiso. Detto da Gesù, è abbastanza strana questa cosa. Però è un Gesù particolare, è un Gesù a cui voglio molto bene. Mi ha sempre affascinato la sua storia, i Vangeli che parlano di lui, è una persona buonissima, meravigliosa. Quando vado nelle scuole a parlare con i ragazzi che mi invitano a parlare così dei fumetti, che come sapete è un libro a fumetti, io sono un disegnatore, naturalmente sono Sergio Staino, disegnatore, e questo è tutto a strisce, non si può, non è un audiolibro, è proprio bisogna vederlo. Ed è un Gesù molto divertente, credo almeno che sia divertente, chi l'ha letto mi ha detto che è assai divertente, è un Gesù di tutti i giorni, un Gesù che vive in una famiglia molto simile alle nostre famiglie, come doveva essere anche la sua. E con una mamma a volte sa, che gli vuole un gran bene, però a volte un po' noiosa, un po' invasiva, un babbo che ha tanti problemi di lavoro perché fa legname, deve lottare contro le multinazionali di legno che hanno preso molta parte del mercato e così via. E lui in maniera sorniona, ma sempre buona, sempre generosa, sempre altruista, prende un po' in giro questo nostro mondo. Credo che sia una cosa che alla fine ci riappacifica un po' anche a leggere questa cosa e mette d'accordo sia persone che credono in lui in quanto figlio di Dio, credenti, e persone anche come me e tanti altri invece che sono atei, che non riescono a pensare a qualcosa oltre la vita e quindi vedono Gesù da un punto di vista squisitamente terreno, ma non meno affascinante. Hello Jesus.